Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Giovedì 24 gennaio si è svolta presso la libreria Erasmo la presentazione dell'ultimo libro di Ilaria Guidantoni, Chiacchiere, datteri e tè. Tunisi, viaggio in una società che cambia. Abbiamo ascoltato proprio Ilaria Guidantoni che ci parla di questo suo ultimo lavoro. Ilaria Guidantoni è nata a Firenze. Come mai questo interesse per la Tunisia? Perché, come accade spesso nella vita, sono gli incontri che creano interesse, incontri occasionali che poi si trasformano in tappe di un percorso. Una serie di amicizie mi ha portato a scoprire questo luogo bello da turista, anche se da turista direi culturalmente informato. E l'occasione di essere vicino a persone che si occupavano di diritti umani mi ha poi condotta a scoprire invece un'altra realtà della Tunisia, quella degli ultimi mesi, direi degli ultimi anni della dittatura, i più duri, e la rivoluzione ha fatto da detonatore al mio interesse per la Tunisia e anche ad avermi richiamata al mio senso di responsabilità come giornalista per dare una voce a questo paese che c'è così vicino, c'è stato amico soprattutto dal 6-800 e che noi forse abbiamo un po' dimenticato. Ci sono delle particolarità che hanno colpito in questo, diciamo, in questa immersione in questo mondo? Sì, perché specchiandomi nella Tunisia ho trovato e ritrovato tante radici mediterranee dell'Italia, non radici a senso unico, cioè non legate semplicemente alla discendenza greco-romana, ma anche al mondo arabo, a questa grande commistione che ha generato la culla della civiltà occidentale, che è poi legata al Mediterraneo, a questo grande lago salato, che ora è diventata spesso una pozza di sangue e di scontri, ma che nell'antichità è stato veramente un bacino di scambio di idee, di merci e di storia. E questo è stato sicuramente il recuperare delle origini che vanno al di là della nazione, perché poi le nazioni si formano anche un po' per caso. In effetti la nostra Sicilia, ad esempio, è molto vicina alla Tunisia, scoprendo la cucina questo si nota molto, scoprendo la lingua pure, e ad esempio mi sono accorta anche con una certa nostalgia che i nostri siciliani sono stati loro degli emigranti in Tunisia in tutto l'Ottocento, dove sono stati bene accolti, ma non dimentichiamo che venivano chiamati Bsal, che in dialetto tunisino significa cipolla, cioè mangiatore di cipolla. Questo per dire come la storia possa rovesciarci. Noi abbiamo un tempo come romani distrutto Cartagine, che era però una grande civiltà, la Tunisia ci ha ospitato, oggi forse tocca a noi ospitare loro. Una cosa che mi ha colpito è questo paragone che c'è tra il nord e il sud del paese, come in Italia. Molto forte. Più forte ancora forse che in Italia, c'è una vera e propria spaccatura. Io conosco maggiormente il nord della Tunisia e non è un caso, perché soprattutto sotto 23 anni di dittatura di Ben Ali, dal 7 novembre del 1987 fino al 14 gennaio del 2011, si è mostrato della Tunisia e si è investito in Tunisia solo sul nord, che era la parte appetibile per l'Europa, era lo specchietto per le allodole per far vedere che la Tunisia era un paese dove tutto andava bene. Il nord è quello più sviluppato a livello di turismo, più internazionale, più laico, mentre il sud è coperto da ampie zone rurali che potrebbero offrire molte opportunità ma che non sono state sfruttate. Questo cambio politico, diciamo così, è avvenuto chiaramente con una rivoluzione. Era prevedibile che finisse in questo modo? Era annunciato, nel senso che qualcosa nell'aria si stava muovendo. Io me ne sono accorta perché negli ultimi mesi della dittatura, che sembravano veramente un fine regno, perché la repressione era diventata molto forte, si toccava con mano questo clima di terrore, molti tunisini cominciavano a rientrare nel loro paese, complice un po' la crisi che non li teneva più in Europa per interesse, ma anche il bisogno forse di partecipare a un momento di cambiamento. Sulla rete questo poi è stato percepito, però gli stessi attori hanno visto qualcosa che cresceva nelle loro mani improvvisamente, non c'è stata una vera preparazione. Infatti forse non è una rivoluzione nel senso storico del termine, nel senso che le rivoluzioni normalmente hanno un leader, un'ideologia politica e si preparano. Questa è stata una rivoluzione veramente popolare, autenticamente spontanea e legata soprattutto alla protesta giovanile.
rapporto con l'Italia, perché l'Italia da un certo punto di vista ha poi virato sulla Libia, mentre la Tunisia è rimasta un po' più nell'orbita francese, no? C'è stato il famoso episodio dello schiaffo di Tunisi nell'Ottocento, per cui Tunisi, che sarebbe dovuto passare all'Italia, è passata alla Francia. E prima di quella data c'erano più italiani che francesi in Tunisia. E ci sono degli ampi quartieri di Tunisi, dalla Goulette ad esempio, fino poi ad alcune zone come Bizerte nel nord, abitati in passato soprattutto da italiani, maltesi, in particolare siciliani per quanto riguarda gli italiani. E l'Italia in effetti a un certo punto si è un po' dimenticata della Tunisia. La Tunisia non si è dimenticata però dell'Italia, e lo dico in senso positivo. In effetti noi non ricordiamo più le nostre radici tunisine, ma basti pensare che facendo alcune ricerche si evidenzia come negli anni 40 Togliatti mandò i dirigenti italiani a riordinare il Partito Comunista in Tunisia, e quindi un certo tipo di sinistra si è plasmata in Tunisia sul modello italiano, non francese. E questo spiega anche alcune dinamiche che avvicinano la Tunisia all'Italia politicamente, al fatto che abbia una cosiddetta sinistra politica rispetto al mondo arabo molto più delineato. E poi una curiosità: se si va al cimitero cattolico di Tunisi, la maggior parte dei nomi sono italiani e quasi tutti siciliani. Oggi nel 2000 quali sono le prospettive, diciamo, per un rapporto sempre più stretto? Le prospettive sono una grande occasione che l'Italia può avere, perché è il secondo partner commerciale della Tunisia dopo la Francia, in un momento di crisi e in un paese così esposto sul turismo come l'Italia, un paese a portata di mano, con poco costoso e culturalmente molto ospitale, molto vicino a noi, può essere un partner molto importante per rilanciare un turismo culturale. In questo noi potremmo essere anche dei buoni insegnanti per la Tunisia, ed è un po' quello che io racconto nell'ultimo libro, in Chiacchiere, Datteri e Tè, Tunisi, viaggio in una società che cambia, perché potremmo diventare veramente uno strumento di lavoro collettivo. In effetti, proprio in un incontro ieri con l'ambasciatore tunisino in Italia, Nasser Mestiri, parlavamo del fatto e dell'importanza di confidare nella Tunisia oggi, senza attendere l'esito della primavera araba. La Tunisia ha bisogno di un sostegno economico, perché, come sosteneva l'ambasciatore, non si può crescere culturalmente senza ricchezza e senza sostegno, e povertà e democrazia non vanno insieme. Ma nello stesso momento è importante non elargire fondi quanto progetti, cioè creare delle condizioni di partenariato e di reciprocità. Questa è la vera scommessa che potrebbe dare non solo ossigeno economico, ma anche stabilità politica al Mediterraneo. E se il Mediterraneo tornerà ad essere, come dire, un lago salato di scambi e di pace, ne guadagneremo tutti, e tutti i paesi che si affacciano sulle sue sponde. Questo libro, Chiacchiere, Datteri e Tè, il titolo? Il titolo riguarda questo reportage a caldo, un reportage in qualche modo multisensoriale, proprio perché è un'immersione nel paese. Sono chiacchiere nel senso che è un viaggio attraverso le voci e i silenzi di Tunisi, che taglia, diciamo, trasversalmente un po' tutta la città, le fasce sociali, ma che non è un reportage in senso stretto giornalistico, proprio perché si abbandona al tema della conversazione, al tono del perdere tempo, dell'ascoltare l'altro. Quindi è voluto questo titolo, e Datteri e Tè perché sono i due simboli di Tunisi, il dattero anche in senso rituale, col quale si rompe il digiuno del iftar durante il Ramadan, si apre la cena con il dattero farcito di burro salato, si chiude con il dattero farcito di mandorle e pistacchi, ed è il simbolo anche del pasto povero dell'uomo del deserto. Il dattero è il senso del benvenuto ed è una ricchezza per la Tunisia. E così lo è il tè, che indica anche questo momento un po' di meditazione, di una civiltà ancora orale che ha il tempo, che prende il tempo. Un proverbio tunisino dice: voi avete gli orologi, rivolti agli europei, noi abbiamo il tempo. Quindi del prendersi tempo per capire, non è un reportage che va di fretta pur nella sua sintesi, ed è proprio con questo tono che in effetti Albeggi Edizioni ha voluto aprire la nuova collana che si chiama Air Revolution,
cioè tutti i cambiamenti in atti attraverso proprio delle istantanee, cioè la voglia di non dare una tesi o di mettersi da una parte, di provare a spiegare o di pretendere di spiegare, ma semplicemente di lasciarsi portare, di capire anche le contraddizioni e le sospensioni che ci sono in quella che si può definire una transizione. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.